Ho fatto un cerchio magico e ho lavorato 8 maglie basse. Ora metto il mio marcapunti nell'ultima maglia bassa e lavoro 2 aumenti per ogni maglia bassa. Quindi ora ne ho 8 maglie basse al termine. Di questo giro me ne troverò 16. Quindi inizio con il primo aumento. 2. Poi nella seguente maglia ne faccio 2. 1. 2. Nel punto seguente ne faccio 2 altre. 1. 2. Fino ad arrivare al mio marcapunto. Sono arrivata quindi alla fine del giro. Nel primo giro tolgo il mio marcapunti e lavoro le ultime 2 maglie basse. Da adesso in poi lavorerò a spirale e inizierò con un punto basso e un aumento, un punto basso e un aumento. Qui metto il mio marcapunti e faccio un punto basso e poi nel seguente un aumento. Poi un punto basso. E nel seguente un aumento. 1 un punto basso. E qui un aumento. Sino ad arrivare al mio marcapunti. Sono arrivata al termine del secondo giro, tolgo il mio marcapunti e termino con un aumento. Metto di nuovo il mio marcapunti qui e inizio il terzo giro. Il terzo giro faccio 2 maglie basse. E un aumento. Due maglie basse. E un aumento. Poi 2 maglie basse. 2 e un aumento. Sino ad arrivare al marcapunti. Sono arrivata al marcapunti e ho finito il mio terzo giro ed ora inizierò il quarto giro e farò questa volta 3 maglie basse. E un aumento. Quindi 1,
seguente un aumento. 1 e 2. Poi di nuovo 3 maglie basse. 1, 2, 3. E poi è un aumento. 1. Fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. Dobbiamo lavorare così nei giri seguenti, sino ad arrivare ad una. La mia borsa è fatta da una base di 23 cm, quindi lavorerò a spirale sino a raggiungere 23 cm di diametro. E i seguenti giri saranno sempre gli stessi, cioè adesso al quarto giro faccio 3 maglie basse e un aumento, poi nel giro seguente farò 4 maglie basse e un aumento, poi 5 maglie basse e un aumento, 6 maglie basse e un aumento, e così via, sempre lavorando a spirale fino a raggiungere il diametro che serve per la mia borsa. Ho fatto 13 giri, ora proseguo senza aumenti. Questa è la base. Dopo qualche giro il lavoro si presenta così. Ora continuo a lavorare sempre a spirale a maglia bassa finché non finisco tutta la confezione di cordino. Ho fatto 54 giri di maglia bassa e ho raggiunto l'altezza di 25 centimetri. Ora la mia borsa è alta 25 cm. Sul bordo ho fatto due pieghe che ora andrò a fissare con un giro di maglia bassa e poi andrò a fissare anche, sempre con un giro di maglia bassa, i manici in metallo tondi. Ora faccio una piega di un paio di centimetri, sovrappongo la lavorazione per un paio di centimetri e la vado a fissare con dei punti sempre a maglia bassa. Ecco qui che ho fissato la mia piega e questo è il risultato. Ora andrò a fissare anche il manico in metallo, sempre con dei punti bassi. Ora la mia borsa si presenta così. Questo è il fondo. Questo è il bordo. Ora fisserò i manici. Dimenticavo di dire che se il diametro della vostra borsa è abbastanza grande, potete anche fare una piega un po' più profonda. Io l'ho fatta profonda 2 cm, però se il diametro della vostra borsa risulta più grande, potete anche pensare di fare una piega più profonda. Ora, contando 8 punti dal centro della piega, andrò a fissare
il manico in metallo, quindi lascio 8 punti e fisso il mio manico. Uno, vado avanti per 16 punti. Del manico con 16 punti di maglia bassa. Ora proseguo per fissare anche l'altro. Ho fissato il manico con un giro di maglia bassa e ora termino il giro sino ad arrivare all'altro manico, dove poi chiuderò con un punto bassissimo. Allora, ho finito, ho fissato i manici ed ora la mia borsetta è terminata. Questo è il mio primo tutorial, quindi non so se sono stata abbastanza chiara. Spero di sì. Comunque, se vi è piaciuto mettetemi un like e se volete seguitemi per altri progetti.